Eccomi qui a Bari, al Teatro Kismet, pronta ad assistere allo spettacolo coreano Polypop. Ma prima andiamo a conoscere i protagonisti. Sono con la direttrice dell'Istituto Culturale Coreano, che ha sede a Roma, in via Nomentana, una bellissima area della città. Non è la prima volta che lei è qui a Bari e le chiedo quali sono state le altre esperienze fatte prima di questo spettacolo. Sono venuta qui a Bari l'anno scorso, in autunno, per uno spettacolo danza contemporanea con i danzatori maschili, con la musica, strumenti tradizionali dal vivo, con il ballo, con i costumi tradizionali coreano. C'era tanto pubblico, erano tutti contenti. Questa volta si tratta di uno spettacolo teatrale. Gli attori parlano in coreano e i bambini possono leggere il sottotitolo, ma riescono a seguire, e come? Lo spettacolo è il testo in coreano, ma ci sarà il sottotitolo. Oltre, Polypop metterà in mostra performance dal vivo, screen art, giochi d'ombra e video mapping che non solo stimoleranno i bambini, ma cattureranno anche gli occhi e le orecchie degli adulti. Sono con il produttore, manager del Brush Theater, e a lui vorrei chiedere di raccontarci qual è la storia di questo spettacolo, cos'è Polypop. Polly e Polla, sorella e fratello, vanno a casa dei nonni e la notte iniziano a sognare, loro è un incubo, incontrano un mostro, viaggiano in questo sogno finché il sogno non finisce, si ritrovano a casa dei nonni. Sono stati in Spagna e poi negli Stati Uniti, a New York, in Florida e in Canada. Vorrei sapere dove l'accoglienza è stata più entusiasmante. A Bari è stato bellissimo. Viva Italia! Viva Italia!